Ciao fragoline, nuova ricetta, per cui benvenuti nella mia ricetta. Allora, ovviamente adesso facciamo partire la sigla e vi voglio far vedere che ho preso queste bustine a 1 euro, le volevo provare, le ho trovate al Bennet. Praticamente sono Bio Sun, preparato per amor di frutta biologico organic. Ne ho presi due perché ho una porzione, cioè una bustina a 4 porzioni, e ne ho presi due perché noi siamo in 6, per cui c'è scritto che è facilissimo da preparare e voglio provarlo insieme a voi, vediamo come viene fuori e vediamo se è buono. Per cui iniziamo, però prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciarmi un like se volete seguirmi su Instagram. E detto questo, sigla e ci vediamo dopo. Allora, io uso due bustine che sono 62 grammi. Allora, c'è scritto 1. Versare il contenuto nella bustina in una casseruola. Scusate il rumore, ma stanno lavorando di fuori, per cui uso una pentola piccolina dove versiamo. Devo usare la forbice, ovviamente. Così almeno. Per cui mettiamo questa bustina qua dentro, non so che cosa verrà fuori, però l'unica cosa che dovete comprare c'è scritto che dovete aggiungere 500 ml di succo di frutta o spremuta o frutta frullata. Io ovviamente adesso vi faccio vedere che cosa ho comprato, perché così almeno faccio prima. Ci vogliono 2 minuti per preparare. Allora, versiamo la bustina dentro, poi c'è scritto di aggiungere poco alla volta 500 ml di succo di frutta, stemperando bene per evitare la formazione di agrumi, in poche parole. E poi, dopo fatto questo, bollire 2 minuti mescolando continuamente. Dovrebbe venire così. Cioè, io ho preso questo che è il 100% succo tropicale, per cui adesso lo mettiamo un po' alla volta. Allora, prima accendo, perché sennò ora che si accende ci vuole un po', ok? Per cui lo levo un po' dal fuoco e metto un po' alla volta il succo girando per far sì che non fa agrumi. E dato che non, con una mano non riesco, per cui ci vediamo dopo. Allora, ho messo 500 ml, che secondo me sembrava troppo. Secondo me sembra un po' troppo, diciamo, come boh, io ho fatto come c'è scritto lì. Adesso dobbiamo bollire per 2 minuti mescolando continuamente. Diciamo che è venuto su questo colore qua, tipo giallo. Spero che viene almeno, perché è la prima volta che faccio, che provo a fare, questo.
Ci siamo quasi. Direi che sta venendo, diciamo, bella densa. Perché è difficile adesso girare. Se voi vedete, a parte il mio cane che rompe le scatoline, comunque dovrebbe diventare così, perché adesso bolle e io dovrei spegnere il fuoco. Allora, credo che così va bene. Adesso spengo il fuoco perché sta bollendo. E adesso ok, l'ho messa nelle ciotoline. Se voi avete delle ciotole più piccole, meglio, perché dovevano essere 8, invece sono 5, per cui sono venute così. Adesso li lascio raffreddare. Adesso non so, ci vogliono almeno 10 minuti che si raffreddano, e poi semmai dopo assaggiamo e faccio sapere se sono buone oppure no. Per cui ci vediamo dopo. Allora, dopo che si è raffreddato, l'ho messo nel frigo. È diventato praticamente budino. Mo vedi che mo mi cade giù. E niente, questo è il risultato. Adesso lo assaggio, così vediamo com'è. E vi dico se è buono, se ne vale la pena per 1 euro oppure no. È un budino alla frutta, però questo si sente praticamente tutti i frutti. È buono. Budino alla frutta. Adesso non so se si vede, ma ne vale la pena per 1 euro. È semplice da fare. Ci vuole... Mamma, lo mangio tutto. Ci vuole 2 minuti a farlo. La preparazione è facilissima. Per cui se trovate queste bustine a 1 euro, fatelo, provate a farli, perché è buono. Vi tengo così, anche se ho il mal di... mi fa male il braccio. Comunque, allora, ok che è un budino alla frutta, però vi assicuro che è buono. È il risultato, perché poi, se vedete, è praticamente gelatina. Adesso non so, ok, è praticamente gelatina. Io me lo mangio tutto. Comunque, questa era la ricetta, semplicissima. Fatemi sapere se anche voi le comprate e li fate. Se volete sapere qualcos'altro, scrivetemelo sotto nei commenti. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima ricetta. Io vi saluto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciarmi un like e vi aspetto anche su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Ciao!